Cari amici, cari concittadini, oggi voglio parlare di riqualificazione delle periferie. Ecco qui. Un miliardo e 600.000 lirozze circa. Mi trovo alla scuola materna elementare Vanvitelli, a Vermicino, e sono venuto a verificare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione delle periferie. Come potete vedere, la scuola è chiusa per questi lavori, la scuola di parecchio tempo fa, che quindi non risponde ai requisiti antisismici. Oddio, veramente che non risponde ai requisiti, qua c'è di tutto e di più. Guardate questo parcheggio. Questo mi si dice che era a scomputo degli oneri di urbanizzazione fatti a fronte delle licenze di costruzione, eccetera, eccetera. E qui ci doveva venire proprio un giardino, piante e quant'altro, il verde. Guardate, c'è quell'albero che, mannaggia la miseria. Allora, riqualificazione. Come potete vedere, qui ci sono dei manufatti. Ho provato a chiedere, qualcuno mi ha dato una dritta, dice sono delle aule che consentono il ricircolo dell'aria, quindi in questa situazione Covid, eccetera, eccetera, eccetera. Però qui a scuola non ci viene nessuno, nel frattempo. Ma nonostante, come avete visto, il cantiere è stato affidato alla ditta 6 mesi fa e ancora non si muove paglia. Ma io non lo so, c'è una ditta incaricata di eseguire i lavori, quindi penso ci sia stato un appalto. C'è ci sono la consegna è prevista a settembre del 2022. Io non vorrei che questa riqualificazione delle periferie fosse la seconda cosa della scuola materna a via Fontana Vecchia 6, sta lì buttata da una parte e non si vede né la fine né. Ora, adesso io confido nel nuovo assessore ai lavori pubblici. Voglio vedere che cosa dirà su sta cosa, però ritornando qui al cartello, 14 giugno 2021, 7 settembre 2022, io non riesco a comprendere perché non siano partiti sti lavori.
Non lo so, ci avrei bisogno di uno spiegone frascatano. Mi toccherà chiedere, vediamo un po', 16 giugno 2021, però insomma tutta questa attività precedente, qui si va a finire addirittura al 2020, e dovrò chiedere al delegato Gelindo Forlini, che sicuramente mi saprà dare una dritta, mi saprà dare delle spiegazioni su sta cosa. Ecco, quei manufatti che avete visto sono qua dietro, qui è tutto abbandonato, staremo a vedere. Ragazzi, ho acceso un faro!